Professor Barilla, volevamo chiederle che impressione ha avuto questo viaggio? Io ho avuto la fortuna di potermi sfogare parlando agli altri, no? Questo è un bel privilegio. Ho potuto comunicare delle mie emozioni, questo mi ha alleggerito. In questo momento sono pieno di domande irrisolte, sinceramente. Non saprei cosa mi ha dato e cosa ho dato. Di sicuro ho la sensazione che ci sia stata una separazione fra un prima e un dopo. Credo che vedere direttamente i luoghi dei racconti che avevo ascoltato in passato, abbia cambiato lo sfondo delle mie fantasie. Certo, ci vuole un grande contenitore per accogliere tutto quello che abbiamo visto. E il contenitore si può costruire piano piano, credo che sarà questo il mio compito. Volevamo chiederle due impressioni su questo viaggio. Ma io partirei da una riflessione che ci ha fornito Lucarelli in una delle due serate. Lui diceva: provate a vedere un elemento di rottura, trovate un elemento di rottura. Ecco, io ho l'impressione che tutto Auschwitz, tutta la visita di Auschwitz, possa rappresentare una rottura nel nostro modo di conoscere prima, ma di andare a vedere dopo, o di conoscere meno e poi di andare a conoscere in modo più approfondito questo tipo di evento. Io ho l'impressione che l'impatto emotivo, fortemente emotivo, su Auschwitz e Birkenau sia qualcosa di generativo, che produrrà un effetto costante e fortemente di crescita di consapevolezza. Può sembrare enfatico dire che dopo Auschwitz nessuno di noi è più come prima, ma ho l'impressione che possa essere vero. Che cosa ti ricorderai di questo viaggio? Che cosa riferirai ai tuoi compagni a casa che non hanno partecipato? Soprattutto i paesaggi che ho visto durante il viaggio dei paesi stranieri, poi anche il silenzio che c'era in questi campi Auschwitz e Birkenau, e soprattutto anche la voglia di ricordare che c'era al giorno della memoria di Birkenau, che è stato svolto dagli studenti di Carpi, Sassuolo, Modena e la regione Emilia-Romagna. Adesso abbiamo una studentessa dell'ITVolta che abbiamo visto sempre riprendere con una piccola telecamera. Come mai hai ripreso? Cosa vuoi documentare ai tuoi compagni che non sono venuti in questo viaggio? Innanzitutto era una specie di video documentario che rimarrà anche per me, ma anche far vedere quello che vedevo io con i miei occhi. E che cosa ti ha emozionato di più? Che magari hai ripreso e vorresti, non so, come dire, toccare una corda anche nei tuoi compagni che alle volte non pensano a queste cose? Mi ha toccato molto il fatto che tagliassero i capelli ai morti e che poi li utilizzassero per fare dei vestiti. Per me questo è stato un esempio in cui l'individuo, l'identità di una persona è proprio cancellata. Qui abbiamo una ragazza del Bazzi, Silvia. L'emozione più grande qual è stata? L'emozione più grande è stata vedere tutta questa gente che era lì per loro, anche la fiaccolata, vedere tutte queste persone che erano lì per loro e che li ricordavano in questa giornata, che era il 27 di gennaio. Penso che la scelta della Gazzetta di Modena sia stata chiara e precisa, quella di dar voce a questi 600 ragazzi che non si potevano ignorare in questo bellissimo viaggio, ed era giusto nuovamente sottolineare l'importanza di iniziative come questa, che mi auguro che continuino anche in futuro e mi auguro che magari possano anche essere estese ad un numero sempre maggiore di studenti. Ci stiamo avvicinando lentamente alla stazione di Carpi, da cui siamo partiti il 25 per questa esperienza. Sono 600 tra ragazzi e adulti che quest'anno hanno condiviso con noi della fondazione, con gli amministratori, con artisti che con noi sono venuti questa esperienza. Un'esperienza che ormai è arrivata al suo quarto anno. Per me questo è il secondo anno di partecipazione. Devo dire che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze e anche di nuovi suggerimenti per meglio organizzare le edizioni successive.
dal mio punto di vista, quindi di persona che organizza questo progetto, mi sembra che fin qui i risultati siano stati assolutamente positivi. Ovviamente il riscontro migliore si può avere soltanto parlando con i ragazzi e ovviamente con i loro insegnanti che hanno accompagnati. Questo progetto, Un treno per Auschwitz, è un contenitore didattico, quindi le attività dei ragazzi in realtà continueranno, tutti i loro lavori che hanno realizzato anche in parte sul treno durante le visite ad Auschwitz e Birkenau verranno presentati il 30 di aprile, quindi tutti i cortometraggi che andranno a far parte del video dizionario della Shoah volume 2 verranno presentati a fine aprile. Poi io credo che adesso tutti quanti hanno bisogno un attimo di decantare le emozioni e questa esperienza, quindi rifletterci tra un po' di tempo. E gli è bastato alzare un dito per farti scomparire. L'edizione 2008 di Un treno per Auschwitz termina qui. Per adulti e ragazzi, una sola grande certezza: aver partecipato ad un'esperienza che ha trasformato profondamente le loro coscienze e che resterà indelebilmente impressa nella memoria di ciascuno. E dagli schermi della TV messaggi intermittenti e statici e indifferenti ai piedi di un palazzo vuoto fra i vicini indifferenti. Per le strade marciapiedi, così gli basta alzare un dito per farti scomparire. Così gli basta alzare un dito. Per farci scomparire.